Ciao appassionati e benvenuti sul canale Famiglia Hamilton, orologi e non solo. Oggi siamo in macchina e vi portiamo con noi al mercatino di San Donato. Ma prima di andare, se il video vi piace mettete un bel like, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E adesso andiamo! Arrivati al mercatino, ora andiamo a vedere cosa troviamo sui banchi. Siamo qui da Silvio e troviamo tanti tasca. Tu gli occhiali, Pamela, non li hai presi? No, vado a intuito. Questo qua, che è molto particolare, ha uno doppio scappamento e il prezzo 80 euro, giusto? Infatti. Guarda che ce l'ha questa, cos'è la moto? Mamma mia. Previ. Poi vabbè, qua una parte al quarzo. Prendiamo l'originale. Sì. Ti. Qualche sveglietta. No, non è poca roba di meccanica. Sì, qua è per parti di ricambio. Infatti qua non c'è la contropietra. Come meccanico c'è solo un Breitling da donna, il Copernico, il Citizen no. Militare. E questo sarebbe un eco, eco drive, no, c'è un altro nome ancora, di Mantic. Russo. No, perché Cosmotron si chiama. Eh? Cosmotron, perché ha bilanciere dentro. Ah, stile elettromeccanico. Sì. Non so se è la risposta alla Bulovacutron. Sì, però. Vabbè, può darsi. Sì. Qua troviamo altri tasca. Tutti gli amanti dei tasca. Da quanto sì. Ce n'è? Ferrovia dello Stato. Enica. Dovremmo vedere. Sveglietta. Sveglietta. Un po' di parte di orologi. Troviamo anche due svegliette IMOF. Ah, questa è anche un 8 giorni. Quanto le fa queste? Queste qua è 100 trattabili, sì. Belle. Poi tenute bene, vedo anche la custodia che non è. E di solito sono sempre tutte rovinate. Usurate, normale. Invece queste qua sono proprio messe benissimo. Troviamo anche un po' di fornitura. Interessante, molte molle da quadranti e da orologi. Attualmente ricambi. Quella si può. Ah, ricambi di sveglie e orologi qua. Sì. Proprio le molle si scoprire. Quindi, se vi serve qualcosa, sapete dove venire. Io non so come è messo il quadrante. Batterie. Zodiac. Lo diciamo, fila numero 7 del mercatino di San Donato. Fila numero 7, brava. Siamo qui da Roberto e troviamo tante sveglie. Qualità, eh. Una più bella dell'altra. Tenute benissimo, perché il signore Svizza c'è le cura. Sì, sì, le cura, le finisco, le luci. E adesso che l'ho messo. Altra Svizza. Tonic. La IMOF, dai, la lasciamo per ultima. Una bella IMOF. Poi qui troviamo un po' di tasca. Qua San Donato di tasca ce n'è un'infinità, eh? Ma voi chiedete pure anche quello? Ho detto che questa qui. Io, Pamela. Ma sono due modelli diversi. Abdomas. Belli, poi tra l'altro tenuti benissimo. Guardate la signore, le luci da lui, fa questo tutto lui. Qui c'è lusso. Si vede che sono tenute molto bene, eh? Quello lì invece deve essere un altro modello. Non bisogna andare a altro orologio lusso da tasca. Però è bello.
Mi ha detto che questa qui non è buona. Longines? Non so, non riesco a dire. Non riesco a dire. No, no, no. Poi passiamo all'altra vetrina. Bello svegliarino. Orient Vetta. Ce ne sono un bel po' di oro. Un po' diverso. Questo qua. Caravelle. Adesso quello lì. Vetta. L'altro ve l'ho pagato 2004. E qui sotto. Ma lì, che è, sì. E mi ridà quello che me l'ha venduto. Col tipo bracciale. Bel 31-33. Poi di qua troviamo Titus Cami. Sì, questa qua l'avevamo già vista. Sì, un po' a Castelleone. Castelleone, sì. Due volte, in due banchi. Revue. Orient e poi di orologini da donna. Se io guardo tutti quelli che la prossima carta attiva mi hanno fatto davvero. Non so neanche perché. Dovrebbe essere un secco, penso. Ma che chicchetta dopo quando arrivi qua? Adesso quando arrivo. Qual è la chicchetta? Questo. È carino come questo qua. È quadrante, bitonale, così bello. C'è un bracciale piccolissimo, non so al polso qua ci vuole un polsino. Di qua troviamo Tissot, no, ti do se la scatola Zenith, Bulova, Longines, altro Tissot, Omega, poi accendini Dupont, il piccolo Zenith, di questa? Russo, no, quello non è Rolex, no, bella rotina, quanti pagato? Previ. Tanto. LCD, altro Longines. Ma che bello sto rodaggio! Sì. Stavo guardando anch'io il quadrante. Mi piace, mi piace quasi per te. E poi qui sotto. Ce li avevi, bel Tissot. Ma non voglio quelli belli. Longines. Altra sveglia 8 giorni. Un cronografo russo. Vediamo che non sia così. A me cosa no, che ha. Citizen. Perestroika. Oh, ma di russi ce ne sono? Ce ne sono, sì. Casio. Braille. Mi piace se Citizen. Veglia. Stile il Casio Surf, non è Casio. Qua troviamo tanti da donna. Belli che sono, dai. Porsche Design. Dovrei tirarlo via da uno, se ce n'è uno che ti piace. Che già ho già capito che tanto lo trovi. No, ma te lo dici come cazzo faccio? È un rado che adesso ci arriviamo. Esatto. Titus russo, Vetta. No, questi sono altri, ma i russi che non è. E ieri sera Enica Rotary. Ma no, questo qui non c'è. Rado, questo è quello che dicevamo prima. C'è dentro dei quarti. No, non c'è. Tisso. Bella appariscente. Come piacciono a te? Sì. Enica. Bel davierino. Guarda che carino questo, come quadrante, eh? Mortima, Avia. Va, cazzo! Orient, Lanco. Nel cuculo. E dovremmo aver ripreso tutto. Siamo qui da Gerry, troviamo questo attrezzo, strumento, che serve per togliere i rubini. Prezzo, cos'è che aveva detto? 350 forse? 380. Sì, 380. 380. No, Lorenz
stanco. Qua sono imbustati e c'hanno i prezzi, quindi c'è tutto. Sì, sì. Magari imbustati non è che si vedono benissimo. Zenith. Ah, Jäger le Kult. Bello. Poi di qua troviamo qualche tasca. Longines. Va che bello, questo qua è quello che cambia dopo i numeri. Seiko. Qualche altro tasca. Braille. Casio. Lanco. Qua troviamo stile Hebdomas. Omega. Bello quello, te come vedi oro? No, ma è bello, cioè cavolo. Siamo qua, fila 3, e troviamo questo orologio, che sembra un orologio, ma realmente era una microspira. Radio? Radio a galena. Radio a galena. Per ascoltare le comunicazioni del nemico. Cioè, bestiale. Proprio da... Per ascoltare le comunicazioni radio del mai nemico. Mai visto, francamente. Cioè, non... Sì, sembra un roscopo, ma in realtà era... Mamma mia. È praticamente lo spionaggio degli anni 30-40. 007 sì, tempi di guerra. E comunque il costo è di 600 euro. Fate altri mercatini oltre qua? Ho un negozietto io e mia moglie ho vista. Ah, ok, allora dopo se vuoi lasciami i contatti. Sì. Poi troviamo Braille, Seiko. Sì, l'ho preso prima, quello che dello Stato assegnato. Seiko. Militare. Beh, Seiko 5 con la sua scatola. Vediamo anche scatole Cartier Omega. Ah, Everard. Cartier Omega. Poi veniamo gli altri orologi. Seiko, Titus, Lanco, Perseo, Seiko, altro Seiko qua un po' girato, bel tasca. Probabilmente va su quelle messe intorno al collo con il fare. Altro Titus, Seiko, Seiko TV. Rubra. Ma che carino sì, questo. L'ho visto. Ah, e poi troviamo anche un po' di fornitura. Rico. E troviamo anche una scatola Rolex che può valere 200 euro. Certo, sì. Sì, sì. Beh, con la sua anche. Voi collezionate qualcosa? Bene, giro al mercatino terminato. C'erano tanti orologi, ma noi abbiamo acquistato. Eccola qua! La cercavo arancione, Eurofon è arrivata. 30 euro, quindi è andata benissimo. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e se volete rimanere aggiornati spuntate la campanellina. Ciao, alla prossima!